Voglio iniziare a mangiare sano. I genitori di Giuseppe sono qui. Mi piace la musica di quest'anno. Nel negozio di fiori c'è fila. I clienti sono in sala da pranzo. Oggi ho una visita dal medico. Quest'anno me ne vado a Natale. Oggi sto nel mio appartamento. Faccio colazione in cucina. Adesso ho voglia di un gelato. A Milano fa molto caldo. È da un anno che non piove. Invio la foto di ieri sera. La festa di Claudia è noiosa. L'acqua in bottiglia costa tanto. Questo è un bel giardino. La tua casa ha bei pavimenti. Desidero un buono scialle. Quei profumi non sono buoni. Ho letto questi giornali e quelli. Ho mangiato un buon dolce. Ho visto dei begli uomini. Quei fiori non mi piacciono. Lina è una buona amica. Questi sono bei paesaggi. Oggi parlo con quegli studenti. Ti porto un bel regalo. Sabrina è una bella donna. Questa macchina è bella. Questo è un buon lavoro. Nel film ci sono buoni attori. Non vado mai da quelle parti. Ci piacciono quei gatti. Vogliamo una bella cena. Il tuo è un buon gelato. Questi sono bei giorni. Lei è nella sua nuova casa. Vedo molti cani e gatti qui. Questo è un esercizio facile.
sono venuti Luca e Claudia. Chi è venuto alla festa ieri? Ci vediamo oggi e domani. Mi piace leggere e scrivere. In città non è successo nulla. Ho visitato l'Italia e la Cina. L'estate è una stagione calda. Oggi ci sono pioggia e nebbia. Ho lavorato e fatto la spesa. Il mio cane è in giardino. Scrivo con penna e matita. Tu guidi un'auto e una moto. Mi piace quando è primavera. Il suo gatto è molto vecchio. Il pranzo e la cena sono buoni. La mosca è un insetto nero. L'estate è fredda quest'anno. Domani ci alziamo e usciamo. Stare. Io sto. Tu stai. Lui, lei sta. Noi stiamo. Voi state. Loro stanno. Andare. Io vado. Tu vai. Lui, lei va. Noi andiamo. Voi andate, loro vanno. Vedere. Io vedo. Tu vedi. Lui, lei vede. Noi vediamo. Voi vedete. Loro vedono. Dare. Io do. Tu dai. Lui, lei dà. Noi diamo. Voi date. Loro danno. Parlare. Io parlo. Tu parli? Lui, lei parla? Noi parliamo? Voi parlate? Loro parlano?
Sentire. Io sento. Tu senti. Lui, lei sente. Noi sentiamo. Voi sentite. Loro sentono. Guardare. Io guardo. Tu guardi. Lui, lei guarda. Noi guardiamo. Voi guardate. Loro guardano. Mettere. Io metto, tu metti, lui, lei mette, noi mettiamo, voi mettete, loro mettono. Lasciare. Io lascio. Tu lasci, lui, lei lascia, noi lasciamo, voi lasciate, loro lasciano. Marina sta cercando le chiavi. Noi stiamo parlando con i nostri amici. Io sto portando mia sorella a scuola. Tu stai ascoltando la radio. Gianni sta cantando nel bagno. Voi state guardando i miei occhiali. Tu stai partendo per Napoli? Loro stanno scrivendo alle sue amiche. Lui sta finendo di lavorare. Io sto avendo delle difficoltà. Tu stai dicendo quello che pensi. Voi state bevendo dell'acqua. Noi stiamo amando questo viaggio. Loro stanno cadendo dalla bici. Luca ha invitato suo zio. Più tardi arriva mio padre. Racconto la mia avventura. Ti presento mia sorella. Ti presento le mie sorelle. Invitiamo le nostre amiche. Prendete i vostri quaderni. Descrivo i miei genitori. Presentano la loro madre. Dopo chiamo mio cugino. Questa è la mia famiglia. Più tardi vado a casa mia. C'è anche il mio amico. A tuo zio piace guidare.
Ho chiesto di restare con voi. Mi prometti di essere bravo? L'ho convinto a fare la spesa. È stanco del troppo nuotare. È bello andare in vacanza. Cerco di capire il problema. Ho visto volare l'aereo. Vedo di aiutare come posso. Sento abbaiare il tuo cane. Sento di dover andare via. Ci hanno guardati partire. Le regole vietano di uscire. Sono andato a nuotare oggi. Devo iniziare a cucinare. Mela. Tela, gliela, gliela, cela, vela, gliela, mele, tele, gliele, gliele, cele, vele. Gliele. Melo. Telo. Glielo. Glielo. Cielo. Velo. Glielo. Meli. Teli. Glieli. Glieli. Cieli. Veli, glieli. Mene, tene, gliene, gliene, cene, vene, gliene. Io mangiai, io ho dovuto, io dovei o dovetti, io ho capito, io capii, tu sei andato, tu andasti, tu hai potuto, tu potesti. Tu hai preferito, tu preferisti. Lui, lei ha cominciato, lui, lei cominciò. Lui, lei ha venduto, lui, lei vendé o vendette. Lui, lei ha finito, lui, lei finì. Noi siamo arrivati. Noi arrivammo. Noi abbiamo dovuto. Noi dovemmo. Noi siamo partiti. Noi partimmo. Voi avete portato. Voi portaste. Voi avete potuto. Voi poteste. Voi siete usciti, voi usciste. Loro hanno comprato, loro comprarono. Loro hanno venduto, loro venderono o vendettero. Loro hanno dormito,
Loro dormirono. Ho molta paura di non riuscire a superare l'esame. In alcune situazioni non c'è proprio niente da fare. Lo conoscono tutti, è un attore famoso. In alcuni casi è meglio stare zitti. In questo periodo ho tanti problemi, non so proprio come fare. Sono entrata in alcuni negozi, ma non ho trovato niente di buono. Chissà se troverai qualcuno disposto ad aiutarti. In questo corso ci sono molti studenti giordani. Sono offeso, non è venuto nessuno di voi all'inaugurazione della mia mostra. Ci sono alcuni esercizi facili, altri difficili. In questa casa non c'è alcuna comodità. Molti dei nostri studenti parlano bene la lingua italiana. Alcune persone sono ritardatarie, altre puntuali. Purtroppo non posso venire al cinema stasera, ho tante cose da fare. Ho letto solo poche pagine di quel libro, non posso ancora esprimere un giudizio.